Vi ricordate i primi episodi di Panzer Dragoon per il sigassato nel Game Gear? Sapete che ho scoperto quest'ultimo episodio che è uscito per la prima Xbox Non la Xbox One, ma la prima Xbox di inizio anni 2000 E devo dire che questo titolo è sconosciuto Solo i veri fan lo ricordano Ma che cavolo La SmileBit e Sega rilasciarono tra il 2002 e il 2003 un titolo che ovviamente solo chi ha avuto la fortuna di provarlo apprezzerà: Panzer Dragoon Horta per la prima Xbox. Se dobbiamo vedere la storia è incentrata su una ragazza chiamata Horta che deve liberare ovviamente il suo pianeta da una terribile guerra che sta continuando a impazzare. Non ha niente a che vedere con i primi capitoli rilasciati su Sega Saturn, ma vediamo ovviamente la grafica e devo dirvi che sul lato visivo questo gioco sfrutta abbastanza l'hardware della console Xbox, perché ovviamente Sega, che è molto brava a sfruttare gli hardware e delle console che conosce a fondo, infatti, Xbox non è altro che una Dreamcast. Diciamo che è molto buono, ambientazioni bene realizzate, c'è cioè quel senso di post-apocalittico ben dettagliato anche. Poi anche addirittura la realizzazione di mo dei mostri e degli esseri umani è fatto molto bene perché ho notato che i dettagli sono certamente molto elevati. E ovviamente ho notato anche addirittura che le animazioni sono state fatte con ottima qualità. Certo, non siamo ai livelli di una GameCube sfruttata bene o magari di God of War 2 uscito su PlayStation 2, però sono molto credibili e naturali le animazioni e anche addirittura gli effetti lucidità e dell'acqua sono di qualità veramente buona. Insomma, graficamente il gioco spacca ancora oggi. Poi tra l'altro sono anche spettacolari i filmati in computer grafica, degni di un ottimo Final Fantasy dell'inizio era PlayStation 2. Quanto riguarda il sonoro, posso dirvi che abbiamo effetti sonori in grandissima quantità che riescono a tenervi incollati allo schermo. Poi abbiamo anche delle musiche eroiche e leggendarie. Mi sta qualcuno di un pochino più sobrio e più calmo. Ma sono state orchestrate molto bene. E si adattano molto bene a questa atmosfera fantasy. E poi anche il doppiaggio in lingua inglese è fatto molto bene, insomma. E, tra l'altro. Come si fa a non resistere alla sua colonna sonora? E per la giocabilità vi devo dire che il titolo non è altro che una sorta di action rail shooter, sarebbe a dire che noi guidiamo uh, il nostro dragone gigante a sparare contro gli avversari che ci capiteranno davanti. Se avete giocato ai giochi precedenti di Panzer Dragoon, allora sarete già a casa. E questa è la cosa bella del gioco, che sa essere molto divertente, immediato, sì, perché i comandi del pad rispondono fortunatamente subito, non ci sono delle risposte lente ai comandi, fortunatamente. Poi tra l'altro Considerando tutto quello che dobbiamo beccare, abbiamo tantissimi extra e bonus da sbloccare, non avete idea. Poi eh, avremo a disposizione tre tipi di draghi, c'è il Base Wing, Heavy Wing Glide Wing. Il Base Wing è quello basilare, decentemente veloce e discretamente forte. L'Heavy Wing è più forte e resistente, però è abbastanza lento. Il Glide Wing è molto veloce e scattante, ma è quello che non è molto forte insomma dovete scegliere bene quello che vi capita poi la longevità posso dirvi che è diciamo ben 7 missioni che cambiano soprattutto per ambientazione sono abbastanza difficili, sì perché il gioco anche se lo giocherete a modalità normale è molto difficile poi l'unica pecca che oso dire è che sembra un gioco che abbia la possibilità di farvi fare un po' di libertà di in movimento invece non c'è, purtroppo ed è un vero peccato perché, se fosse diventato un gioco un pochettino più esplorativo, tipo un GTA, sarebbe stato il titolo perfetto. Ma del resto non possiamo chiedere tanto. Se lo volete recuperare per la prima Xbox, approfittatene, ma davetevi da fare perché è un titolo molto raro. Ci vediamo al prossimo video!